Una partita onestamente molto complicata, ce lo aspettavamo, perché insomma, Pistoia l'avete vista, una squadra molto fisica, molto grossa, con i cambi sistematici ci ha messo in difficoltà, ha ridotto di molto la nostra circolazione e questo ovviamente ha fatto sì che perdessimo, no? Questa fluidità e questa coralità nel nostro modo di giocare. A questo dobbiamo aggiungere, secondo me, una fase difensiva dove è andato un po' a fasi alterne, quindi eravamo un po' in intermittenza, secondo me abbiamo commesso dei falli troppo ingenui, nel terzo quarto quando eravamo in bonus, secondo me gliene abbiamo concessi tanti, e secondo me nei primi due quarti abbiamo commesso fallo senza proprio la veemenza difensiva, cioè senza quasi l'idea di voler fare fallo. Ovviamente, contro questo tipo di squadra direi che abbiamo rischiato di pagare a caro prezzo l'assenza di Weaver, perché comunque un giocatore dalle sue caratteristiche contro questo tipo di squadra effettivamente poteva tornarci molto utile. Detto questo, la squadra ha mostrato grande volontà di portarla a casa, perché a un certo punto non era facile, e secondo me abbiamo fatto delle cose bene in attacco, che siamo andati a colpire contro i loro cambi sistematici determinati giocatori con intelligenza. E questo secondo me ci ha aiutato a un certo punto a prendere l'ultimo break, anche diciamo così, finale. Poi nel punto a punto, così, le cose ti vanno bene. Oggi è un periodo in cui la squadra ha fiducia, l'Olomas però ha grande fiducia e quel tipo di tiro, così come l'aveva già messo contro Ravenna. L'ha replicato, ma è un ragazzo che in questo momento sente questo tipo di fiducia e quel tiro l'ha preso con grande convinzione. Cioè è un gesto istintivo, cioè, quindi non pensi, non fai, agisci, manca 3 secondi, vedi come reagisce il lungo tramite una finta e basta, poi prendo e tiro, cioè, tranquillamente così. È entrata per fortuna. Quindi ci portiamo a casa questa vittoria che ovviamente è tantissima roba in classifica, in questo momento diciamo che abbiamo un po' splittato la classifica e quindi vediamo molto più vicino all'obiettivo concreto dei playoff. E adesso abbiamo una settimana per rimettere a posto tutto, dobbiamo rimettere a posto la squadra, abbiamo diversi acciaccati e quindi utilizzeremo questa settimana per recuperare energie e ci ritufferemo a partire dal prossimo impegno a Ravenna, in quello che è quest'ultimo rush finale di questa fase d'orologio, dove, ripeto, vogliamo entrare nei playoff stasera. Diciamo che questo 3 su 3 ci ha messo con un piede e mezzo dentro. Ecco, quindi vogliamo a questo punto continuare a sognare.